Professor Roman, oggi all'Università Mediterranea di Reggio Calabria per un intervento molto importante sui cambiamenti climatici. Ci può un po' raccontare la situazione attuale e soprattutto se è un problema forse ancora un po' sottovalutato? È possibile che sia sottovalutato, nel senso che abbiamo delle tendenze, dei dati di tipo climatici, no? Che indicano che questa accumulazione di calore, questo scaldamento globale, forse si sta avvicinando a un tipping point, no? Un punto critico. E dopo un punto critico è uncharted waters. Okay. Non si sa cosa può un mondo che non conosciamo. Dunque dobbiamo fare veramente tutto che possiamo, e sono tante cose che sappiamo fare, perché il più grande asset, no? Come si dice, il più grande valore, sì, che l'umanità ha è l'intelligenza e l'immaginazione. Con immaginazione e intelligenza noi sicuramente possiamo andare e costruire, perché un cambio è necessario, un cambio nella nostra vita, ma cambi verso un mondo che non è sterile, perché se no andiamo verso un futuro sterile. Questo è proprio il rischio se non riusciamo a invertire un po' il trend sui cambiamenti climatici, cioè sì. Cosa ci aspetta? Sì, cooperazione, scienza, tecnologia, tutti insieme, perché l'umanità è capace, sempre è stata capace, di oltrepassare dei momenti critici, e questo è uno dei più gravi, forse il più grave. È più di una guerra, no? Certo. È come una guerra globale. Qui siamo, sì, diciamo, tutti alla stessa. Io sono ottimista. Oggi tantissimi giovani, forse il segreto è proprio questo: parlare a loro, istruire le nuove generazioni in modo tale che non commettano gli errori di chi c'è stato prima. Sì, è vero, ma allo stesso tempo la politica deve. Questo non deve essere propaganda, no? Net zero sembra un slogan, non è un slogan, è una descrizione dello stadio attuale del clima. Dunque, noi dobbiamo fare in modo di spiegare alla gente, ma non per un futuro lontano, parlare del loro problema di oggi, perché quello che facciamo oggi conta per loro, è una cosa che è attuale. Io penso che in questo modo la gente accetta certi sacrifici, diciamo, che ci sono. Ma noi siamo capaci di, con questa immaginazione, questa intelligenza, siamo capaci di sostituire con delle cose che sono bene, che sono per bene.